Grazie Presidente. Devo prendere atto che si sta verificando innanzitutto una situazione di incompatibilità all'interno della nostra Aula rispetto alle cariche monocratiche, perché un Presidente di un gruppo parlamentare non può fare il Presidente del Senato. Questo lo voglio dire chiaro e tondo. Presidente, io sono sconcertato rispetto a quello che è accaduto ieri. Non sono intervenuto per non disturbare i lavori, ma non ho, e devo riprendere argomenti già noti, condiviso il fatto di convocare una conferenza, non dei capigruppo, un ufficio di presidenza per sciogliere o meno un gruppo parlamentare e vedermelo scritto sulle agenzie di stampa che già così si era deciso. Sono sconcertato di questo, mi spiace che quando la stessa cosa capiti, perché è già capitato, a un gruppo di maggioranza per bon ton si sia atteso più di un mese e qui una settimana e 10 giorni, siccome di opposizione mandiamo il gruppo al macero. Non mi è piaciuto il suo discorso sugli aspetti sanzionatori. Se facciamo e abbiamo un consiglio di presidenza o una giunta del regolamento, io apprezzo la sua attività istruttoria e di indagine e di raccolta dei pronunciamenti di tutte le giunte del regolamento rispetto agli assenteisti. Mi pregio di essere stato io nella 14ª legislatura di aver inserito la detrazione della diaria per coloro che non partecipano alle votazioni, quindi con me sfonda delle porte aperte, ma mi sembra una misura populista che tende a nascondere magari la non popolare misura di dichiarare ammissibili determinati emendamenti. Se vogliamo fare le cose sul serio, si devono prevedere nel nostro regolamento le sanzioni a carico dei pianisti, sia di chi si fa votare, sia di chi vota, perché diversamente sono solo delle grida manzoniane. Ieri sono successi dei fatti nuovi in aula. Lei ieri mi ha negato la parola, pur avendomi visto benissimo, ma dicendomi parlano solo i capigruppo, e ha tolto la parola al collega Maran, perché avrebbero dovuto intervenire solo i capigruppo. Essendo intervenito il mio capogruppo, ma per ritirare gli emendamenti, avrei avuto ancora la titolarità di poter intervenire. Dopodiché, siccome faceva comodo alla maggioranza alla luce delle dichiarazioni del senatore Airola, lei decide che non parlano solo i capigruppo ma devono poter parlare tutti, al punto che gli dà la parola a Maran e a chi volesse prenderla per poter guadagnare del tempo. Non funzionano così le cose, Presidente, perché vede, ieri è intervenuto il senatore Centinaio non dicendo che avrebbe ritirato, che ha ritirato 4.500 emendamenti. Alla luce di quel fatto, il senatore Schifani ha richiesto formalmente la convocazione della giunta del regolamento per la valutazione delle ammissibilità. Interviene il senatore Airola, che prende atto del ritiro dei 4.500 emendamenti e dice: siamo tornati in termini di numeri fisiologici per poter affrontare l'esame e quindi diremo no al super canguro. Presidente, lei avrebbe potuto risolvere, non in 2 ore, in 5 minuti, la questione applicando il regolamento, che purtroppo non è stato applicato. Lei ieri ha aperto la seduta dicendo: ricordo che la seduta antimeridiana dell'11 febbraio sono stati illustrati gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati all'articolo 1, sui quali invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi. Presidente, l'articolo 96... sulle inammissibilità e le improponabilità, lei dov'è che l'ha messo? Lei la prima cosa che doveva fare era prendere la parola e dire: la Presidenza giudica inammissibili, improponibili i seguenti emendamenti. E alla luce di quel fatto non saremmo stati a buttare via tutta la seduta di ieri, e avrebbe dovuto pronunciarsi sull'emendamento Marcucci, su cui sono intervenuti tutta una serie di colleghi, che per de facto, cioè quello che voi chiamate super canguro, non sapete di cosa state parlando. Il canguro è una tecnica della Presidenza che mette in votazione le parti comune di più emendamenti, perché bocciata la prima si boccia tutto il resto. Questo non è un canguro, questo è un emendamento premissivo che una volta approvato impedisce che si votino tutti gli altri, che diventano improponibili. Questo cosa vuol dire?
che contrasta con l'articolo 72 della Costituzione, che prevede che le leggi vengano votate articolo per articolo con votazione finale, contrasta con l'articolo 100,2 del nostro regolamento, che prevede che dopo la discussione generale si passi all'esame degli ordini del giorno e degli articoli, articolo per articolo, contrasta con il 102,2 dove si dice che vengono messe in ordine, senatrice Bianconi, se lascia parlare anche a me, la ringrazio, vengono messi in votazione partendo dall'emendamento più distante. L'emendamento Marcucci sarebbe stato collocato al 26esimo posto come distanza rispetto al testo originale, perché il Marcucci è la fotografia della legge Cirinà, quindi è la stessa cosa, serve solo a impedire di poter votare successivamente altri emendamenti. Presidente, ci sono stati, senza tirare, come ha fatto e ricordare il collega compagna Jeremy Bentham, degli illustri precedenti in tutto il mondo che bocciano questo tipo di procedura. E l'unico precedente che noi abbiamo è in questa legislatura, quindi la sciocchezza è stata fatta qua dentro sul cosiddetto espositum sulla legge elettorale, perché l'unico altro precedente è Villone in commissione in sede referente, cosa completamente diversa. Ma Presidente, noi non possiamo impedire a questo Parlamento di esprimersi, per cui le risollecito o dichiara inammissibile sotto la sua responsabilità l'emendamento Marcucci, perché impedisce la discussione, ovvero convoca la giunta del regolamento se lo vuole, anche se so che il senatore Zanda è contrario e quindi neanche questa volta la convocheremo sul giudice. E qualcosa anche, senatore Zanda, io ricordo il passaggio del Vangelo dove Gesù disse a Pietro: Pietro, prima che il gallo canti tu mi tradirai tre volte. E devo dire che mai come in questa occasione ho rivisto quel passaggio. Lei ha detto che i 4.500 emendamenti ritirati dalla Lega non erano sufficienti perché ce n'erano altri 150 che avevano gli stessi effetti dal Marcucci. No, senatore Zanda, è falso. I nostri emendamenti premissivi erano 5, eravamo disposti a ritirare anche quelli, lei ha giudicato premissivi anche quelli che erano nel merito, ma avrebbero determinato l'abrogazione di determinati articoli. Viva Dio, senatore Zanda, voi avete la maggioranza, se il mio emendamento viene bocciato è prevedibile, è previsto, ma dopodiché votiamo anche tutti gli altri, se il vostro viene approvato non viene più bocciato niente. Che ci siano dentro delle possibili trappole. E cosa vuole che lei metta giù il tappeto rosso, senatore Zanda? Scusi, il collega compagna con la sua solita verba le ha dette calderolate. Queste qui non sono mica calderolate. Sono, se qualcuno usa i premissivi è chiaro che vado a mettergli anche nel premissivo qualcosa che possa creargli dei problemi. Lei sempre ieri ha detto che se anche fosse stato approvato il super emendamento, non lo chiamo più canguro, negherei me stesso, Marcucci, comunque poi se si fosse arrivati all'articolo 5 ci sarebbe stata poi la possibilità di votarlo e eventualmente col voto segreto. È falso anche quello, perché una volta, e chiedo il soccorso dei giuristi, che si approva la lettera D dell'emendamento Marcucci, laddove dice salvo che per le norme del codice civile erano richiamate espressamente dalla presente legge e per le disposizioni di cui al titolo secondo della legge 4 maggio 83 numero 184, ma se non ci si mette dentro il titolo quarto l'adozione resta. Oppure la lettera G, alle unioni civili si applica la vigente normativa in materia di scioglimento del matrimonio e di divorzio. La lettera G, la parte del F dell'unione civile può far richiesta di adozione del figlio minore anche adottivo dall'altra parte dell'unione. Quando viene approvato questo, qualunque emendamento che contrasti con questa dicitura viene dichiarato inammissibile. Allora non prendiamo in giro l'Assemblea.
e bontà sua ci viene a dire un numero corretto di emendamenti sarebbero stati 2-300. Eh no. Cioè il numero degli emendamenti non lo stabilisce il capogruppo del partito di maggioranza. Il numero delle votazioni segrete e corrette va da 10 a 30. No, c'è un regolamento. I voti segreti possono essere 1, 30, 300 o nessuno, purché ve ne siano i presupposti. Perché queste cose qui dovrebbe, metto il condizionale, decidere il Presidente e non l'Assemblea, ovvero la Giunta del Regolamento. Io vi chiedo a questo punto di giocare a carte scoperte, colleghi, perché avete fatto finta di giocare a carte scoperte e vi siete presentati col mazzo truccato. Avete fatto finta, perché ho partecipato anch'io a queste trattative, finta di fare una trattativa con noi, dove ancora oggi, e sfido a dimostrarmi il contrario, il Partito Democratico ha in mano il numero degli emendamenti di ciascuno di quelli che sono stati mantenuti. Io in questo momento non ho in mano nessun elenco degli emendamenti mantenuti o ritirati da parte del Partito Democratico. Non ho mai ricevuto un elenco delle 150 trappole che io avrei sistemato, perché diversamente avrei potuto considerare anche di poterne ritirare qualcuna. Allora è stata una finta trattativa. Una finta trattativa, perché qui mi sembra che di notte o di giorno, non so, viceversa, si tratti o si finga di trattare con i cosiddetti cattolici democratici. Dico finge perché ho visto ieri, mi sembra che si chiami Grandi, un europarlamentare rivolgersi alla nostra senatrice Di Giorgi, Lepri e Collina dicendovi: non mi rompano più il puntini, che se qualcuno di noi avesse rivolto rispetto a una collega un'espressione del genere ci sarebbe rivoltato il Parlamento. Dopodiché, ho concluso Presidente, dopo per un po' non la disturbo più, dopodiché invece salta fuori che la trattativa, quella vera, evidentemente qualcuno l'aveva fatta con i 5 Stelle, ma mi sembra evidente, perché se qualcuno oggi parla di tradimento, evidentemente un accordo ci sarà stato. Io posso solo ringraziare l'onestà intellettuale del collega Airola e dei suoi colleghi che hanno votato di conseguenza, quando ieri hanno detto: che problema c'è a votare con 200 voti segreti se ci sono da votare 200 voti? Avete la maggioranza addirittura allargata, che problema c'è? Veniamo in aula e votiamo. Ancora una volta sospendiamo, facciamo una capigruppo. Quando la chiediamo noi non si fa mai, quando la chiede Zanda la si fa evidentemente e subito dopo. Io chiedo di ritirare l'emendamento Marcucci e poi andiamo a fare la capigruppo, perché diversamente andiamo ancora di là con qualche trucco in ballo. Io non avrei fatto. C'è dei 30 secondi, Presidente. Ieri il collega Zanda addirittura ha chiesto l'acqua perché non ce la faceva più, evidentemente. Io non le chiedo l'acqua, ma almeno. Ma avere l'acqua anche a lei. Presidente, stiamo parlando di una cosa importante. Qui non siamo davanti alle coppie di fatto, alle unioni gay, quello che volete, davanti a quello io avrei votato no, sarei stato contrario, ma non avrei fatto più di tanto cacciara. Qui c'è di mezzo qualcosa d'altro nell'articolo 5 e nell'articolo 3, ci sono di mezzo i bambini, che non c'entra niente con queste cose qua. E io non vorrei che arrivassimo al paradosso, e lo dico con tutta la stima che porto per l'interessata, di avere una legge scritta da un animalista e approvata col canguro. Questo sarebbe proprio il massimo, perché saremmo di fronte non alla Step Concluda. Children Adoption, ma alla Step Kangaroo Adoption, ovvero al Children on Sale. Grazie Presidente.